Thank you.
Thank you.
Di diffusione, furono anche stampate queste romanze. In realtà circa nel 1878-79 ci fu una prima stampa, opera di una casa editrice di San Pietroburgo, che ne stampò alcune copie e che poi furono ritrovate nelle biblioteche grazie al lavoro di ricerca della signora Circhievich. I poeti che si sono avvicendati, che avete ascoltato, alcuni erano poesie della figlia della signora Zibina, cioè la contessa Ostensaker, che nei duetti cantava assieme alla madre questi pezzi, quindi si esibiva. Addirittura c'è un manifesto, ho potuto vedere un manifesto rinvenuto dalla signora in una biblioteca, di un concerto pubblico nel quale la figlia, la signora Ostensaker, si esibiva nel quintetto della Carmen di Bizet, quindi credo cantasse Mercedes. Cantasse la parte di Mercedes in questo concerto pubblico.
Gli altri poeti che avete ascoltato sono Apukhtin e Pushkin. Di Pushkin, appunto, ha già ampiamente parlato il maestro Mioli. Invece Alexei Apukhtin è un poeta che tra poco conosciamo qui in Italia, ma in realtà era un poeta importantissimo per il tardo Ottocento russo. Scrisse numerosissime poesie ed era il poeta preferito di uno degli ultimi compositori tardo romantici russi, che era Sergei Rachmaninov. Credo ci siano almeno 30 romanzi di Rachmaninov scritte su versi di Apukhtin, nonché poi di Pushkin e di tutti gli altri. L'altra che avete ascoltato era su versi di Goethe, tradotti in russo da un altro poeta dell'epoca. Ora ascolterete qui Glinka e poi finiremo con tutte le altre brani della Sofia Zilina, di cui ne esistono, ripeto, almeno altre 20 romanze che speriamo si possano poi eseguire in futuro. Buona ascolto.